Ciao cari amici, allora, argomento di questi giorni purtroppo è sempre il coronavirus. Io abito in Lombardia, non vicino a Lodi, vicino a Monza, diciamo tra Monza e Bergamo. Ecco. Però anche qui siamo molto attenti a questa cosa, anzi devo dire che c'è abbastanza allarmismo. Ieri ci sono stati i negozi presi praticamente d'assalto. Io non li ho visti perché comunque ho immaginato ci fosse qualcosa del genere. Hanno praticamente svuotato i supermercati che però prontamente questa mattina avevano già rimesso quasi tutta la merce sugli scaffali. E in questo sono stati veramente bravi perché le scorte comunque ci sono. Penso che la paura sia stata più che altro, visto quello che è successo in provincia di Lodi e anche in Veneto, che dovesse mai capitare un caso nella zona di non poter magari uscire, per cui le persone hanno preferito fare delle scorte. Non penso sia sbagliata neanche questa cosa, però fa un po' paura il fatto che tutti concentrati nello stesso posto e mi hanno detto che erano veramente parecchie persone, aumenta comunque l'occasione, no? Il rischio di un eventuale ulteriore contagio se ci fosse una persona malata. Per il momento qui non c'è niente. Poi, come sapete, hanno chiuso le scuole, hanno chiuso alcuni uffici, insomma, diciamo che alcune attività sono un po' ridotte, ma mi sembra anche logico che lo facciano. Perché ci sono stati parecchi casi in Lombardia, anche se non qua direttamente, però le persone si muovono parecchio per lavoro. Non so adesso se avete presente com'è la zona di Milano, comunque ci sono proprio questi paesi vicini uno all'altro, più che nell'Odigiano tra l'altro, perché nell'Odigiano sono già paesini più piccoli e abbastanza distanziati perché lì ci sono ancora molte campagne, c'è tanta agricoltura. Mentre invece nel milanese i paesi cominciano già a sembrare anche più grandi perché sono tutti accorpati uno all'altro, qui hanno costruito tantissimo, ci sono tantissime industrie, per cui c'è tanta gente che è venuta qui a abitare, insomma è la zona che è la più popolosa a metro quadro, diciamo, abbiamo meno metri quadri, diciamola così, a disposizione a persona, ecco. Qualcosa non si trova più, ad esempio nelle farmacie già da venerdì pomeriggio non si trovavano più le mascherine, quelle farmacie che le avevano, perché non dappertutto tra l'altro le tenevano. Comunque sono inesistenti, poi le persone hanno comprato qualsiasi tipo di mascherina, anche quelle che eventualmente non sono adatte contro i virus, proprio hanno preso di tutto. E poi la mucchina negli scaffali è sparita, sia quella che si usa per pulire per terra, che poi candeggina, per cui si può usare il cloro, ma anche quella per disinfettarsi le mani. E adesso non so quante ce n'erano nei negozi, comunque anche in farmacia, anche quella era già da venerdì pomeriggio che era sparita. E per cui cosa facciamo? Niente, aspettiamo. Aspettiamo, cerchiamo anche di avere un po' più di ottimismo, perché sì, è vero, ci si preoccupa quando si sente dire questo virus qui si è diffuso tantissimo in certe zone, però mica puoi star lì a aver paura tutto il giorno. Sì, anch'io ho fatto una piccola scorta, ma piccola però, delle cose proprio essenziali, giusto che capitasse mai qualcosa, non è che devo andare di corsa a comprare l'ira di Dio, no, perché comunque, vabbè, qualcosa in congelatore c'è, qualche scatolame, un po' di farina, i detersivi, non perché ce li abbiamo sempre, la scorta la facciamo sempre, diciamo, però cose comunque che si conservano per un determinato tempo. Ho fatto una scorta per un mese, ho fatto la scorta di alcune cose, magari per una settimana, to, proprio dovesse succedere un patatrac, speriamo di no. Ecco, sapete cosa non ho più trovato sugli scaffali? La farina, hanno comprato un mucchio di farina, sia la Manitoba o la 00 che quella di grano duro,
i lieviti, quelli per panificazione, c'erano i lieviti e le farine per i dolci, ma quelli per la panificazione no, perché probabilmente non tutti hanno dei congelatori molto grossi per tenere un'eventuale scorta per 3 giorni di pane. Però ho detto, ce lo facciamo in casa, sì, che è anche buono, eh. E poi cosa vi devo dire? Niente, aspettiamo notizie, ci teniamo informati perché è giusto informarsi anche senza spaventarsi, anche senza allarmismi eccessivi, anche perché non è che ci puoi far mica niente, insomma. Sì, oggi ho messo i guanti in lattice, giusto perché è una cosa comunque che fa parte anche magari della cosa igienica che bisognerebbe fare normalmente. Vai in un posto dove i carrelli li toccano praticamente tutti, a maggior ragione adesso dovesse esserci qualcuno che ha starnutito in mano e poi ci mette su le mani, è perché lì la storia è, perché se tu starnutisci, devi starnutire così per riparare gli altri, però poi se tocchi qualche cosa, il virus ce lo lasci. È un bel match, come vi dicevo prima, usate il fazzoletto, lo mettete in tasca, quando tornate a casa lo buttate là e lo lavate a 90 gradi e ciao. Va bene, allora faccio ciao anche a voi, ci sentiamo alla prossima. E niente, buona settimana visto che lunedì è. Ciao, spengo. Anzi no, se volete iscrivetevi al mio canale, quasi quasi mi dimenticavo anche a cosa dovevate iscrivervi. Avrò, vabbè, la vecchiaia. E poi niente, lasciatemi un like. Ricordatevelo, se vi è piaciuto, ovviamente. Ciao e non abbiate paura.